è un best buy davvero per quanto riguarda le bici elettriche pieghevoli che vanno su tutti i terreni. Arriva a 37 kg di potenza. Non è stato facile, ammetto, né per me né per il corriere, portare in casa questo super pacco. Ecco qua, c'è già il telaio di un bellissimo arancione. Scatola contenente manuali, pedali, un adattatore, chiavi, caricatore per la batteria al litio della nostra bici, presa italiana, europea, perfetta. La bici, come tante delle competitor, sono ovviamente in parte da montare. Vediamo adesso com'è il montaggio e quanto è complesso. È protetta bene, parecchio pesante, è all'incirca sui 34 kg. Le misure di questo mostro da 750 watt ora sono queste: 169 cm di larghezza, 123 cm di altezza e 85 cm di altezza nella parte dietro, quindi con la sella abbassata. Ta-dan! Amo tagliare gli imballi. Attenti quando tagliate le fascette più grosse a non rigare la carrozzeria, che è veramente molto bella. Raggio da 20, 4 pollici, pneumatico FET per tutte le tipologie di terra e non solo, sabbia, neve, va veramente ovunque. Mi pare che le parti da montare però siano parecchie. La sella, che è un modello ergonomico con la parte centrale bucata, che permette quindi di essere più adatta per fare salti e comunque sforzare meno la parte sotto, che nei ciclisti normalmente si infiamma. Bici disimballata, ora procediamo al montaggio. Istruzioni, tocca a voi. Ho portato la nostra e-bike sul mio cavalletto. Ve lo consiglio perché, anche se è ripiegabile comodamente, questa bici comunque, come già anticipato, ha un peso abbastanza importante. E quindi per il montaggio vi consiglio di essere o in due o di riporla su un cavalletto di questo tipo, che poi vi viene veramente molto comodo anche nelle situazioni in cui dobbiamo andare a lavarla o comunque lubrificare parti del motore. In descrizione trovate anche il link per acquistare questo cavalletto. Abbiamo le chiavi e tutti gli strumenti che ci sono dati in dotazione. Montaggio dei pedali. Mi raccomando, attenti a inserire il pedale corretto nel lato corretto. Una caratteristica importante delle bici ripiegabili come questa sono appunto anche i pedali ripiegabili, che sono molto comodi. È il momento della sella. Portapacchi, che è veramente solido. Luce posteriore. Parafango. Fissiamo la luce e regoliamola. Rimuoviamo il blocco. Esce molto bene. E la vitiamo. Abbiamo stretto tutte le viti. Ora faremo una serie di test sull'argine del fiume, che è una zona molto, molto sconnessa e definiamola avventurosa. Terreno su cui proveremo la bici. Friabile, misto sassi e sabbia.
Allora ragazzi, il sistema di guida è molto semplice, il manubrio è stretto e quindi dà molta agilità nei movimenti. Nel lato sinistro potete vedere il più e il meno che vi permettono di regolare le modalità assistite da 1 a 5. Dalla parte destra invece abbiamo un cambio Shimano a 7 rapporti. Dal lato destro troviamo l'acceleratore, che è molto comodo, si può anche disattivare. EP2 Pro è davvero un mostro di potenza. Arriva limitata a 250 watt, ma una potenza di 750 watt con dei picchi addirittura 960 watt. La bici si può sbloccare per aumentare la potenza, ma oggi io la testerò come si può utilizzare da regolamento italiano, ovvero 250 watt e acceleratore disabilitato. 5 livelli di assistenza che possono essere alternati con l'acceleratore, che può essere disabilitato nel computer di bordo. Batteria litio 13,8 ampere, una batteria molto potente, centralina ad alte performance. Pensate che ci garantisce 100 km in assisti, 45 con solo acceleratore. Nessun problema con salite fino a una pendenza del 30%. Come potete vedere, ha veramente tanta energia. Telaio molto resistente in alluminio pieghevole, con un ottimo manico per poterla caricare una volta chiusa. Un Urban Kit molto valido. Porta pacchi molto resistente, che addirittura tiene tranquillamente una persona. Parafango posteriore e anteriore, cioè anteriore e posteriore LED, sempre comandati dal display. Campanello e cavalletto. Sinceramente il campanello poteva essere magari elettronico, ma... Una sella ergonomica ammortizzata. Dietro non ha un ammortizzatore, ha solamente un ammortizzatore frontale che si può bloccare e sbloccare. Freni a disco meccanici che fanno il loro lavoro. Bisogna regolarli un attimo. Ruote FET con cerchi Lega da 20. Trasmissione monocorona e cambio Shimano a 7 rapporti, che sono parecchio fluidi. Il cambio è protetto da una ghiera di metallo, che è molto utile. Cruise control nell'acceleratore. L'energia che il motore sprigiona, che è veramente tanta, viene erogata tutta insieme. Nel momento in cui abbiamo bisogno di più energia è perfetto, ma quando siamo in strade urbane con la necessità di avere un passo più lento, ecco, questa scattosità della bicicletta a volte può essere fastidiosa. Impermeabile IPX5, ha la funzione, oltre ai 5 livelli di assistenza, anche di walk assist a 6 km orari. Questo aiuta molto quando dobbiamo fare una salita e dobbiamo portare la bici con noi a mano. Batteria, come vi dicevo, molto grande, si può ricaricare esternamente o direttamente tramite questo piccolo alloggio per il cavo. Carico massimo 150 kg, sono 1,85 e tranquillamente la guida, possiamo sbloccarla in modo molto semplice. Arriviamo fino a una velocità di 40-45 km orari. Con questa leva ben curata, la possibilità di aprire la bici. La bici viene fornita con una doppia coppia di chiavi che permettono l'erogazione o no dell'energia nella bici. In questo caso, se noi andiamo a girare la chiave, che può rimanere inserita o può venire anche sfilata, abbiamo l'energia nella bici. Se andiamo a chiudere la nostra chiave e a portare via la chiave, ecco che la bici non andrà in moto. Questo è un ottimo antifurto. La chiave ovviamente ci permette di rimuovere dal suo vano la batteria. Togliamo la chiave ed ecco che possiamo sfilare in modo molto semplice la nostra batteria o reinserirla. Conclusioni: non posso che dire che questo secondo me è un best buy davvero per quanto riguarda le bici elettriche pieghevoli che vanno su tutti i terreni. È una bici leggermente pesante, diversa da quella che avevo già recensito. Qui sopra di me trovate il link. Una bici veramente divertente, vi permette di fare tutto, da portare assolutamente in vacanza. Io giù in descrizione trovate il link con uno sconto dedicato a voi per poterla acquistare. Se anche questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un bel like e rimanete connessi con il canale, perché stanno arrivando tante novità. Ciao ragazzi!